Carissimi Noselli di qualsiasi età, benvenuti al mio nuovo appuntamento 4 chiacchiere col tacco più spesa. Oggi è venerdì 3 maggio. Allora, avete visto le novità, ve le ho fatte vedere sia su Facebook che su YouTube. Ho creato un porta tamponi per la Luisa di stress, perché il signor Tim Mose. Lui ha creato i tamponi, ma senza mai fare una soluzione definitiva, perché quelli si possono incastrare verticalmente, però devi stare, sono 60, devi sempre stare lì fuori, stare lì a cercare uno a uno, perdi tempo, mentre così, facendo come ho fatto io, si è tamponato le sue etichette, ha messo il nome, quindi sono tutti in ordine. Di colore, adesso non mi viene il termine giusto, e quindi ce l'ha perfettamente messe bene. Più avanti, quando avrò un'altra settimana di ferie, si vedrà quando, non si sa. Voglio creare delle piccole mensoline dove metterò tutti i spray link. Qui che ne è una marea, perché adesso sono dentro un carrello e anche lì devi sempre tirare fuori quello giusto, quindi farò cioè una serie di piccole, come si chiamano lì, mensole con una misura tale che ci stia solo lo spruzzino, quindi le ha tutti davanti, dopodiché non dovrò avere nessun più problema per i colori. Diciamo che l'idea di fare quella porta mensola ce l'ho da tanto tempo, è che più che altro lavorando non hai tempo a star lì, poi ti manca la voglia e tutto quanto, no, che ti manca la voglia, ti manca il tempo più che altro. Avendo durante le festività avuto 2 settimane di ferie, mi sono dato da fare, ho detto ok, già che ce l'ho faccio qualcosa, perché anche l'uomo pattumfolaio sta sempre attaccato a TV, ti stufa, oltre che le mie passeggiate che faccio, perché stare a casa, stare fermo non è che mi piaccia tanto. E così come vi ho detto nel video, ho tirato fuori dal garage delle doghe, perché una volta avevo una rete di doghe, ma si è rotta, quindi ho buttato via, come ho detto nel video, tutta l'impalcatura, e ho salvato queste doghe che prima o poi sempre qualcosa può essere utile, infatti le usate. Il problema è che le ho tagliate tutte con la sega a mano, e d'altronde tu puoi fare anche il segno, ma più o meno non è che è un taglio perfetto come i macchinari di precisione, quindi da un taglio all'altro più o meno avrai 1 o 2 mm di differenza, insomma, più che altro. E infatti tutti i pezzetti che vedete sono 140. Ho cercato una volta capoli incollati con la Vinavi di metterli dritti, anche se sotto sono storti, non mi interessa, perché tanto il tappone deve stare più o meno possibilmente dritto, e infatti sono rimasti dritti. Diciamo che come materiale non mi è costato niente, perché ce l'avevo. La colla ce l'avevo perché l'ho presa in grandi quantità su Amazon, mi sembra, su altre piattaforme, non mi ricordo. E per curiosità ero andato a vedere, fai da te, quanto costa 1 chilo di colla vinilica 59, perché è la 59 questa qua, proprio adatta al legno. E lì qua l'ho vista 10 euro, io anni fa l'ho pagata 5, quindi diciamo che ho avuto un bel riguadagno, un bel risparmio. Me ne rimane una. Adesso l'avevo finita perché era mezza finita, però stando chiusa si è conservata bene, e ne ho un'altra da un altro chilo, quindi se ho fatto i lavoretti ne ho di colla. Poi ecco, l'unica cosa che ho comprato è la vernice spray, perché non ce l'ho in casa quella che ha sempre a disposizione. Sì, avevo 2 bombolette mezze, ma mischiare i colori dopo una cavolata è meglio. L'ho presa quella e basta. Poi i gancetti di Ikea, come vi ho detto, ne ho una marea, perché io tengo sempre viti, chiavi a bruco, ne ho una marea di Ikea, eccetera eccetera, quindi sempre qualcosa di viti, quando le trovo in giro le metto via, dadi, cose, perché possono sempre servire. Infatti i ganci che per attaccare il muro, che vanno attaccati anche nel legno, ho usato delle viti belle grosse,
e quelli, anche quelli li ho rimulati in giro, insomma. Sicuramente se un'altra persona mi chiederebbe, me lo fai anche a me, ti rispondo gentilmente di no, perché è un lavoro molto lungo e faticoso, perché ci ho messo 2 giorni e mezzo, vabbè, mi fermavo, non è che ero lì tutto il giorno, zan, 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 però ragazzi, è dura stare lì, ti fa male le braccia, perché non sono abituato, poi fai polvere, ho sporcato anche la bicicletta di Emi, poverina, dice sì, perché stiamo, si è appena arrivata a casa adesso dal lavoro anche lei. E niente, è stata una bella cosa, ho risparmiato molto, potevo andare, come ho detto nel video, questo qua di dietro di casa che è proprio un ha le attrezzature, però che, metti che mi chiedeva anche tot soldi, poi se dopo non veniva fuori bene il progetto, buttavo i soldi, io ho detto male che vada, butto via il tempo che ho usato, pazienza, invece come avete visto nel video è venuto perfetto. Dopo il video della camera della stanza creativa di Luisa, lo faremo più avanti quando avrà tempo da farlo, perché è impegnata, sta creando a go-go, anche perché sta creando adesso perché c'è brutto tempo, non possiamo uscire perché anche adesso c'è temporale, non è una bella giornata. Perché più avanti, dopo quel fine settimana, se farà bello, Luisa, ovviamente, come andremo all'acqua a divertirsi? Perché giustamente col sole, col caldo, stare in casa, quindi adesso si sta portando un po' avanti quei video. E colgo l'occasione perché andiate a dare un'occhiata nel negozietto di Luisa, che lei ogni volta che fa una creazione la fa vedere, ma sia per chi la vuole comprare o se la tiene anche per lei, ma se gli piace, se volete farvi un regalo a qualcuno, date pure vedere nel negozietto di Luisa che sono bei lavoretti, perché non sempre si ricorda di mettere quello che fa nel negozietto perché non ha tempo, però quello che fa vedere nei video lo mette nei negozietti, quindi se volete andate a vedere. E là, e poi ovviamente quello che vedete non è che sia realmente quello lì, cioè intendo che ogni creazione è unica, fatta a mano, se voi, non so, vi piace il giallo, il verde, l'azzurro, il rosa, lei lo fa a secondo i vostri desideri, non è che se vedete quella foto lì è quella foto lì che vi prendete, no, il lavoro non è così, il lavoro è che dopo Luisa quando la contattate lei ve lo fa proprio a sua ordinazione, come piace a voi, i vostri gusti, e anche con decorazioni diverse. L'importante è che il contesto sia come la foto che vedete voi, insomma, ecco, tutto qua. Quello che volevo essere chiaro a dirvi, perché Luisa non lo dice mai nei video, ma lei quei lavori li fa sia per se stessa che anche per gli altri, ok? Anche perché il nostro futuro sogno è quello di fare una bancarella. Quando avrà accumulato, come si dice, accumulato diversi lavori, proveremo a fare una bancarella in cui fiere. Tu sei già in via nel mondo di là, forse. Penso anch'io. Non so perché sta lì tutto il giorno, non è Sì, facile. penso Non ci anch'io. sono i bagni per te. Niente, Vabbè. da Ti me metteremo il biglietto, abbiate cura di lei, si chiama Amy, una grande, vabbè. E come sai, fai perdere il filo del discorso, sai che sono vecchio, dopo non fa la lingua che ti vedono, vieni qua a salutare tutti, dai. Vieni qua a salutare, fai il saluto a tutti, ecco qua. ciao. Ecco qua, ecco, questa è Amy. Ok, allora, che è stata brava in quel vlog che siamo andati fuori, oddio, la perdevo le spalle per fare le foto ai fiori, però è meglio di sua sorella perché cammina molto, cammini molto, giusto? Ti sei Sì. divertita, è stato un bel coso, un bel giretto di poche ore, dovremmo ancora finirlo, ma più avanti lo faremo anche nella parte, no, beh, la parte nord del parco, non c'è tanto, però è bello che rientri un po' nel parco e sta torretta tipo antincendio. E vai di sopra lì, insomma, poi ci sono dei tavoli, ma non credo che si possa fare il picnic lì dentro. Boh, chiuso questa parentesi, volevo dire che sì, nostra idea di fare un negozietto, negozietto c'era, scusate, mi sto La incasinando. bancarella. La bancarella, avete presente dove quando fanno quelle piccole fiere di paese dove tutti, o
o dell'usato, ognuno porta la sua creatività, giustamente. Noi vogliamo provare a vedere se va. Proviamo una volta, affittiamo i 8 metri quadrati, proviamo. Se va, va, se no pazienza, perché la voglia di Luisa è fare quelle cose lì. Dopo sapete che vendere questi prodotti non è facile, perché il materiale costa, la gente crede che costa poco, in realtà costa, perché la materia prima, dove si può al massimo abbassare, è la manodopera, ovviamente, perché si sta delle ore, Luisa non è che potrebbe far pagare tutto il cosino, ciao, a dei prezzi, però Luisa riesce a tenere i prezzi bassi, quindi fate voi, insomma, quando faremo queste bancherella lo diremo, e così chi ha voglia di venire a vedere verrà, se no pazienza, insomma, staremo lì tutto il giorno, ovviamente, quindi o non so se andremo con una o due macchine, vediamo dal spazio, perché dobbiamo ancora trovare i tavoli pieghevoli, scusate, perché abbiamo uno di sopra, ma è quelli verdi rigidi, non è che in macchina ci stia tanto, comunque vediamo, intanto sta creando diverse opere per fare la bancherella, dopo vediamo, insomma. Ok, credo di aver parlato anche troppo. Cosa hai fatto di bello oggi? Sono andato a fare la spesa. Si mette nella spesa. Eh? Devi parlare della spesa. Stavo, grazie signorina. Prego. Sei la vice regista, vero? Perché l'altra è ancora viva, vero? Certo. Ecco, brava. Devo mettere la musica. No, grazie. E non dormire, mi raccomando. E se dormo. Ecco. Allora, ho fatto la spesa oggi, perché domani devo fare un giro a Brescia a prendere i nostri fumetti, i nostri manga, quindi l'ho fatta oggi, non fare versi assurdi, grazie, mi sconcentri. Ho fatto la spesa in due negozi, più sono andato a prendere per Luisa, perché era male le caviglie, sono andato al City per, vediamo qua c'è il biglietto, sì, ho preso, eccolo qua, sto barattolino è ghiaccio spray, praticamente, o meglio, sapete che i dolori fa, mette lo spruzzo sulla parte che fa male, viene 3,10 euro, praticamente sta piccola bombola, 3,10 euro, ovviamente io vado giù di olio di 31 perché quello è il migliore di tutti, e con quello anche quando arriva a casa dopo gli faccio dei bei massaggi, così starà un po' meglio, insomma, perché ogni tanto gli fa male le caviglie. Poi sono andato al Prix, sapete che io ormai vado lì a Castrezzato, perché trovo delle belle offerte. Per esempio, sta passata qua, che è 680 grammi, viene 34 centesimi, non è male, credo. Sì, 680 grammi, più di mezzo chilo, insomma. Non è male, vero, lui, per 34 centesimi. Non è male come offerta, dai, che ti do i soldi di dire sempre di sì, poi ti do la mancia. È buona, è buona, non so, è passata. L'altra volta? No, è diversa, questa è la Romanella. Ah. Oh, mettiti quei aromi dopo. Ah, com'è stata la pasta con buona. Aglio, olio e peperoncino? Buona, perfetta, brava, non è che brucia tanto, no. Dopo ti vengono le caselline, no, ok. Andiamo avanti, ho preso questo perché l'altra volta ha detto che è piaciuto, quindi ho preso questo dado granulare classico per carne, c'è anche per le verdure, ne ho presi due, vengono 99 centesimi all'uno e sono 250 grammi, quindi, perché c'è quelli da chili, un chilo, ma mi tocca andare a fiorci nuovi a ipertosato, mi sembra, mi si chiama così, non mi ricordo più, tosano, non so, così, ma andare là sopra per quello è una scocciatura, insomma. Poi ho preso il tè limone, un litro e mezzo, 49 centesimi, costa poco anche questo, perché a 49 centesimi sembra che mi divengano sui 64, comunque costa poco anche questo. Poi cosa ho preso? Latte, viene 44 centesimi, costa poco anche questo, perché viene anche 69 centesimi nel medicolo intero, questo è parzialmente scremato, però dai, tanto prendi più latte, è sempre quello slavato, perché il vero latte, ragazzi, è quello che vai a prendere. Ma tanto le mucche! Beh, scusami,
Questo lo fa anche questo la mucca, soltanto che no, questo è lavorato, mentre quello... Quello della fattoria è più buono. Ma certo, devi metterlo che appena munto... Guarda, quando lo mettevo in frigo, che se tu prendi una bacinella piccola, metti due dita di latte, lo lasci in frigo e dopo poche ore trovi la panna di sopra. È buonissimo, è molto, è un latte bello sostanzioso grasso, non è magro, sì, però è tutta un'altra cosa rispetto a questi latte che si vogliono. La Maria, sì. Sì. Purtroppo non ho più tempo di andare perché ho sempre pieno di lavori. Potresti andare? Beh, poverina, non so se è ancora al mondo. Poi ho preso sto pacchetto di valeriana per calmare la Amy, 98 centesimi. Per me, per sì. Anche per te, per calmarti, 98 centesimi, 110 grammi. Poi ho preso, vediamo, questa qua la polpa, questa qua, polpa di pomodoro, marilina, giusto, è 240 grammi scolato, 400 grammi col suo sughetto, e viene 32 centesimi, non mi sembra che sia cara, stai qua, 32 centesimi, polpa... È carissimo, sì, è carissimo. Perché la trovi da meno? Sì. Quanto meno? Anche a 25. È vero. Ma lì a LMD non l'ho trovato a 25. Ah. Vabbè, hai ragione, può essere. Poi ho preso il ginger, che viene 29 centesimi, che a LMD viene 35. Al Prix? Sempre il Prix, sì. Perché invece l'LMD costa 35 centesimi. Poi sgombro. Ho preso una scatolina di sgombro, viene 89 centesimi e di quanti grammi è? 125 grammi. Poi polpa, perché mettono sempre, vediamo, la lette, che non è, sono Durango, però mi sono sbagliato con l'isaledi, credo che fosse un chilo, ma sono 600 grammi, quindi le faremo tutte in una volta. Sono alette di pollo arrosto cotte al forno, quindi c'è una specie di Durango, anche non sono, vengono in offerta, vengono 4,47, non è che sia tanto in offerta, vengono 6,98 il chilo, 4,47, vabbè, insomma, vengono in quel prezzo lì, insomma, era iscritto in offerta, perché a volte dico scrivono offerte, ma tante offerte non sono. Comunque, poi ho preso il burro, questo sì che costa poco, perché mi diviene 1,80, questo ho pagato 1,59, burro, un 2,5. Poi, se sentite in sottofondo, ci sono gli uccellini, i nostri pulli che stanno dormendo, sì, perché ogni tanto viene, allora, perché io ho capito una cosa di questi pulli qua, essendo solo due, sono entrate di pulli, vabbè, i cicciotelli, e spesso a volte vedo solo la mamma dargli il mangiare, perché il maschio ha poco lavoro, essendo l'altra volta tre sono solo in due, l'altra volta si è fatto male anche la mamma, ha avuto super lavoro il maschio, stavolta lo vedo che è un pelandrone, perché va nel nido a vedere se ci sono gli avanzi per mangiare, quindi è un grande pelandrone. Ma l'esperto diceva che i maschi dei rapaci sono un po' pelandroni. Comunque, poi infatti, perché quando metteranno gli anelli lasceranno lì delle colombe, dei piccioni morti, e vedrai che il maschio andrà diverse volte a controllare se ce ne saranno ancora, perché trovare già la carne pronta è meglio che cacciarla. Comunque, andiamo avanti. Poi il surimi ho preso a 3,79, così mangiamo anche il surimi. L'ho aumentato? No, 3,79 è sempre quello più o meno. Boh, non lo so. Non era qualcosa l'altra volta? Non era mica due qualcosa? No, 3, vedo che qualcosa, no. Poi ho preso la maionese, che questa costa meno dell'MD. Cos'è? Mezzo, 450 ml. E viene 1,29 euro, perché l'avevo vista 1,40 euro, 1,50 euro, non so. Comunque, direte voi, pochi centesimi, ma pochi centesimi qua, pochi centesimi là, e la spesa ci guadagni qualcosina. Poi ho preso il pane, va bene, 15 pezzi, sono 2,10 euro al chilo. Poi basta,
credo di aver detto tutto di questa spesa qua. Poi andiamo a far vedere quella dell'MD, perché il video sta anche allungandosi troppo. Ho preso 8 rotoli cartigenica 3 veli e viene 2,79 euro. Poi ho preso il pane americano per fare i toast, viene 1,09 euro. Il riso, che non ho trovato purtroppo in offerta, viene, cos'è caduto qualcosa? Viene 1 euro. E qua, scusate, il riso viene 1,49 euro, un chilo di riso sottovuoto, perché il riso è sempre sottovuoto. Poi ho preso gli asparagi, che erano in offerta, queste sì, perché mi mette gli asterischi quando c'è in offerta, quindi viene 1,39 euro, mezzo chilo. Sono due asparagi verdi, sono quelli bianchi. Poi ho preso i roll, che sono i dolci, erano in offerta. Costano 0,59 invece di 69, credo. Adesso ne ho presi 3. Scusate, sì, alla nocciola, perché qui al cioccolato vengono 99 centesimi. Poi ho sentito un coso, un cinguettio strano, quindi credevo che fosse la mamma. Poi vediamo se trovo il mais, da qualche parte l'ho messo, sicuro, perché l'ho preso. Non lo trovo più, eccolo qua. Mais, non ho trovato il Prix, ho trovato il MD e viene 0,59 centesimi. Forse cominceremo a fare l'insalata di riso, quella fredda, buonissima. E ho preso prosciutto cotto, perché le offerte che ho visto vanno domani, forse domani se ho tempo ci ripasso, perché c'era il pollo arrosto a fette. E costa 99 centesimi, questo è prosciutto cotto 99 centesimi, è quanto è? 120 grammi, ne ho presi due. Poi pomodori, pomodori più salato, ne ho presi 4 solo, perché è anche un caduto, perché servono al momento, venivano 1,69 euro al chilo, perché addirittura vogliono quasi 2 euro dal Perix. Quindi poi ho preso 1 chilo di zucchero, 65 centesimi, ok. Poi ho preso sia il vino bianco che il vino nero, 99 centesimi, non è che sia vino di qualità, però. Ho preso poi le file a fondi e formaggio fuso a fette, è 1,50 kg a fette e viene 3,29 euro. Poi ho preso i caperi, vediamo, sottosale, sì, perché mi stai controllando se ho fatto giusto, sempre se li trovo, perché sono piccoli. Saranno in giro una foto. Dove? Non so, vediamo. Vabbè, comunque, o sono qua o li ho lasciati in macchina, cioè non ci sono tante vie di uscita, poi li troverò, perché qua non li vedo. Eh? No, al supermercato, no, perché controllo sempre, non ci sono. È una scatoletta comunque dei capri, ve ne salterà fuori. Poi cavo e fiori 1,39 euro il chilo, ho preso un bel cavo e fiore, eccolo qua. E poi questa qua, allora parliamo di due cosine. Questa qua è la chiamano crema cacao spalmato, no, scusate, sì, cacao 750 grammi, tipo Nutella. Se guardate indietro, la fanno sempre in provincia di Cuneo, quindi secondo me siamo lì, perché il gusto è simile, uguale, soltanto che costa 6 euro quella, anche di più quella originale. Questa qua viene 2,69 euro, ragazzi, è buonissima anche questa, ve lo garantisco che è simile, uguale, non è tanto diverso. Basta, mi sembra di aver detto tutto. Anzi, c'era il concorso. Beh, non ho vinto niente, che ti danno cose ecologiche. Mi sembra aver detto tutto, sì. Ok, adesso corro a ricercare i caperi,
se non mi uccidono. Vi saluto, il video è durato anche troppo, quindi mi raccomando, guardate Luisa, le sue creazioni, che è bravissima. E io vi saluto a posa, vi saluto anche Emmy da distanza, di ciao! Ciao a tutti e alla prossima, bellissime donzelle!